E purtroppo sarà, ripeto, fra 3 giorni, fra 30 giorni, la televisione ritornerà di nuovo a Palazzo Guidolena. Eleviamo la nostra preghiera di suffragio per il fratello Vincenzo, in questa Chiesa Madre, luogo che ci vede oggi riuniti, così numerosi, turbati, commossi, per onorare un uomo che ha amato veramente Bagheria, per pregare insieme il Dio di ogni misericordia che lo accompagni nella dimora dei giusti, nella terra dei viventi. Onoriamo e ringraziamo questo degno figlio della sua città, che ha servito e che ha amato. Il suo costante impegno nella comunicazione è vivo nella memoria di tutti. Battagliero, non si arrendeva mai. Nel portare avanti le sue idee, i suoi progetti, vedeva oltre. La visione miope, forse, di certugno di alcuni. Un antesignano per Bagheria della informazione, della promozione culturale. Credeva nel valore culturale dell'informazione, come nella sua promozione sociale. Creò la informazione giornaliera della rassegna stampa, dal titolo, tanto lo ricorderete, Un'occhiata al giornale. Era una rubrica molto, molto seguita per la chiara, lucida, obiettiva informazione che dava. Fu tra i promotori della radio a Bagheria e del servizio televisivo, ma addirittura è approdato anche a livello regionale. Amò veramente Bagheria, come un figlio può amare la sua madre. Per questo non sopportava che questo paradiso di delizie, terra di artisti, di poeti, di scrittori e pittori, di brava gente, venisse deturpato da uomini e da istituzioni. Da attento osservatore raccontò la vera Bagheria, raccontò con spirito critico, misurato però, talora forte, ma sempre contenuto nella denuncia. Noi oggi assistiamo a delle persone che passano inosservate nella storia dell'uomo, che non ci si ricorda di determinate persone. La stessa cosa non possiamo dire per Enzo. Enzo è stato una luce forte e brillante in questa città. È stato un uomo fuori dal coro, è stato un giornalista che ha saputo raccontare realmente i fatti di questa città e li ha raccontati non come colui il quale puntava il dito, ma li ha raccontati come colui il quale voleva stimolare
questa città. Una città che ha amato, una città che ha voluto bene per tutta la sua vita. Un uomo che ha costruito una famiglia, che ha saputo costruire una famiglia, che ha fondato un gruppo editoriale forte, che adesso è veramente un punto di riferimento nella comunicazione della regione. Un uomo che lascia un testimone molto significativo, soprattutto a voi figli, a te Giuseppe, a te Sergio, a te Marco. Ricordo quando voi avevate dei successi nella vita, nello studio, che molto spesso lui si beava di questo, era orgoglioso di voi, perché vi voleva molto bene. Tre moschettieri che adesso accompagnano questo papà, di cui devono essere fieri, di un uomo che ha saputo scrivere la storia di questa nostra bella città, così tanto vituperata, ma una città che penso tutti noi amiamo. La presenza di tanti di voi, parenti, amici, di tanti colleghi giornalisti che oggi siamo qui, è la testimonianza che Enzo ha lasciato un segno indelebile e che noi non vogliamo smarrire nella nostra memoria. Ciao caro Enzo. Ora ci ritroviamo una bagheria che è molto diversa di quella che voleva Chinnici e per la quale si è battuto.